cosa accade quando un giovane, di appena 26 anni, figlio d'arte di una delle più importanti famiglie di designer di sempre, decide di dar sfogo al suo talento? Se quel ragazzo si chiama Fabrizio Giugiaro e ha tra le mani un V12 BMW, il capolavoro è assicurato. Cari ascoltatori, benvenuti in un nuovo episodio di Storia a quattro ruote. Allacciate le cinture, scaldate i motori, si parte a bordo di una BMW Nazca M12. Storie di auto leggendarie, storie di moto bizzarre, storie di eventi sportivi che abbiamo dimenticato troppo presto, storie di uomini e donne che hanno cambiato radicalmente il mondo dei motori. Questo è Storia a quattro ruote, il nuovo podcast di Piedi Pesanti, e io sono Ermanno Ceccherini. Siamo nel 1991 e siamo a Ginevra, più precisamente al noto salone automobilistico. Fabrizio Giugiaro ha solo 26 anni, ma gli occhi sono tutti puntati su di lui, o meglio, sulla sua creazione. Giornalisti appassionati sono al cospetto di una supercar che è la giusta via di mezzo tra una Formula 1 e una Gruppo C. È bassa, slanciata, sinuosa, ma soprattutto cattiva, molto cattiva. L'anteriore tradisce la sua origine. Un segno distintivo la riconduce subito a una celebre casa europea. A tradirla è il doppio rene. Questa è una BMW. Più precisamente, la BMW Nazca M12 disegnata proprio da un giovanissimo Fabrizio Giugiaro, figlio dell'iconico Giorgetto. Il prototipo non passa inosservato. E come potrebbe? La matita ha scolpito la fibra di carbonio rendendola estremamente accattivante. Una targhetta accentua l'interesse dei presenti. M12. Qui c'è profumo di 12 cilindri. Nel 1991 le concept car più importanti avevano sempre un V12 aspirato. Alla faccia delle moderne concept solo ed esclusivamente elettriche, la BMW Nazca era spinta da un possente V12 da 5 litri, capace di circa 300 cavalli. Questi numeri non vi suonano nuovi, vero? Esatto, i nostri amici tedeschi con questo propulsore hanno equipaggiato le loro punte di diamante, la 850i e la 750i. A differenza di altre concept car, questa non era nata solo per stupire il pubblico o per mostrarsi all'interno di qualche salone automobilistico. Giugiaro l'aveva studiata nei minimi dettagli e aveva sottoposto i primi muletti a rigorosi test nella Galleria del Vento. Bassa e filante com'era, fece segnare un ottimo 0,26 e non è tutto. Il dato era favorito da un altro dettaglio fondamentale. Carrozzeria e telaio erano interamente in fibra di carbonio, sapientemente lavorata per ridurre al minimo ogni giuntura superflua e ogni parte di collegamento. Mi spiego meglio, la carrozzeria della BMW Nazca M12 era quasi un pezzo unico, o almeno così si comportava quando era nella Galleria del Vento. Questo riduceva al minimo ogni possibile attrito. Ancora più sensazionale la scelta del telaio in fibra di carbonio. Se questo infatti rimane una chicca anche ai giorni nostri, immaginate lo scalpore negli anni 80. Ma non era sufficiente. Fabrizio voleva stupire con qualcosa di assurdo e lo fece scollegando i finestrini dalla portiera. Cari ascoltatori, avete sentito bene? Le portiere si aprivano in modo convenzionale, ma i finestrini si alzavano verso l'alto ed erano incernierati al tetto, senza alcun elemento di collegamento con la portiera stessa. Una soluzione esteticamente e aerodinamicamente straordinaria, ma probabilmente non molto comoda. Ora, immaginatevi a spasso, in una calda giornata estiva, coi finestrini che sembrano due ali pronte a farvi spiccare il volo. No, no, non è proprio il massimo. I detrattori, e di quelli ce ne sono sempre troppi, dubitarono delle performance di questa BMW. Era comunque lunga circa 4,5 m e larga 2. Dimenticavano però proprio il dettaglio fibra di carbonio, che sulla bilancia restituiva alla Nazca M12 un ottimo peso di soli 1100 kg. Recap al volo. V12, coppia infinita, 300 cavalli su 1000 kg. Serve aggiungere altro? E sì che serve aggiungere altro, un bel cambio manuale a 5 marce dagli innesti precisi e dal divertimento incalcolabile. Ora immaginate per un attimo un ragazzo di 26 anni che mette al mondo qualcosa del genere. Follia allo stato
puro. E se ciò non fosse sufficiente, il giovane Fabrizio ha anche identificato nella Nazca M12 quella che a tutti gli effetti potrebbe essere l'erede della BMW M1, amata e desiderata da ogni appassionato che si rispetti. Arrivati a questo punto potremmo in coro urlare bravo a Giugiaro e battere le mani per gratificarlo. Il podcast avrebbe un finale, anche molto bello. Naturalmente, a modo nostro avremmo celebrato la Nazca, io partirei con i saluti e arrivederci e grazie. E invece no. Siamo a un terzo del nostro viaggio. Passa un anno, non erano ancora nati Instagram, le PlayStation, i fidget spinner o come diavolo si chiamano. E quindi Giugiaro, per un anno intero, cosa fa? Lavora alla versione evoluta della Nazca M12. Ma come diavolo è possibile che possa esserci qualcosa di superiore alla M12? È già la massima espressione di classe, sportività, esclusività. Cosa le manca? Beh, secondo Giugiaro, i fari anteriori potrebbero essere perfezionati in vista di una versione più sportiva. E il motore, beh, quello deve essere assolutamente potenziato. Siamo nel 1992, Salone di Tokyo. Il mondo conosce la BMW Nazca C2. Una versione incattivita dell'M12 che estremizza l'aerodinamica e nasconde la fanaleria laddove non può essere vista. Ma perché? Che senso ha nascondere i fari all'anteriore? Deve pur esserci un motivo, e il motivo, anche stavolta, porta il nome di aerodinamica. Vi ricordate quando vi ho parlato della carrozzeria della M12 descrivendola quasi come un elemento unico? Ecco, questo concetto qui viene ulteriormente enfatizzato e l'anteriore diventa una pulita lastra di carbonio con i fari nascosti all'interno delle prese d'aria. Anche il posteriore però a modo suo deve contribuire. Giugiaro, scavando nella carrozzeria, crea una zona di deportanza aerodinamica che sfoggia uno spoiler funzionale ma mai volgare o fuori luogo. L'interno è invece rimasto molto simile a quello della sorella M12. A cambiare sono però i sedili, che vengono probabilmente rubati a qualche autovettura del gruppo C. Ora infatti sono anch'essi in fibra di carbonio e contribuiscono a ridurre ulteriormente il peso della già leggera BMW, che adesso sulla bilancia è dimagrita di altri 100 kg. A questo punto i più attenti all'ascolto avranno notato che, parlando di questa C2, ovvero di questo nuovo modello presentato a Tokyo, non ho citato il motore. O meglio, ho solo ammesso che aveva subito una cura a base di potenza. Giugiaro sa bene che per spremere il V12 deve affidarsi a chi quel motore lo conosce bene. Pronto? Alpina? Ho bisogno di una cinquantina di cavalli. Grazie. Ok, forse non è andata proprio così, ma una cosa è certa. A elaborare il V12 è stato proprio il noto preparatore Alpina e alla stalla si sono aggiunti altri 50 cavalli per un totale di circa 350. 1000 kg, 350 cavalli, motore V12. Vi prego di rimanere lucidi, le sorprese non sono finite. Maggio 1993, Monaco. Di lì a un mese sarei nato anch'io, ma questa non è la sorpresa di oggi. Alla 61esima edizione del Gran Premio di Formula 1 viene presentata la BMW Nazca C2 Spider. La terza e ultima evoluzione della M12 sta facendo girare la testa a tutti. Pur chiamandosi Spider, in realtà è una sorta di coupé alla quale possono essere rimossi i finestrini. In questo modo si può viaggiare col tetto scoperto. È bellissima. Cattiva ed elegante, mantiene tutto lo stile che aveva donato fin dal principio alla M12, ma ne enfatizza ancora una volta sportività e dettagli. Un dettaglio su tutti? Il V12 a vista. Infatti non è più protetto dal rivestimento opaco, al suo posto un rivestimento trasparente. Aspettate un attimo, ma questo non è lo stesso V12, c'è qualcosa di diverso. Il 5 litri V12 è stato infatti sostituito dal nuovo 5,6 litri capace di 580 cavalli, abbinato ad un nuovo cambio manuale, non più a 5 ma a 6 marce. Stretto parente del V12 montato sulla 850 CSI, anche questo aveva ricevuto le cure di Alpina. Ragazzi, è l'auto definitiva. Bellissima, potente, cabrio, leggera e altre decine di cose che la rendono desiderabile.
il latrato del V12 ora è senza filtri, penetra nell'abitacolo e nel vostro cuore, cullandovi o terrorizzandovi in base alla pressione che deciderete di esercitare sul pedale del gas. C'è un però, un ma, grosso quanto l'ego dei tedeschi. Di queste tre concept, nessuna entrò davvero in produzione. Solo tre Nazca C2 videro la luce per altrettanti fortunatissimi possessori, dei clienti speciali ai quali era meglio non dire mai di no. Pochi però sanno che a quanto pare anche qualche altra richiesta non rifiutabile è stata esaudita. Nello specifico c'è traccia di una BMW Nazca M12 molto molto particolare. Vestita del classico blu dipinto sulle Beamer che escono dal reparto M-Sport, questa M12 è stata messa in vendita più o meno nel 2010. Guida a destra, interni blu e dettagli in fibra di carbonio fanno da contorno al cuore pulsante. Il V12, 5,6 litri, da 380 cavalli, abbinato al manuale a 6 marce. Fermi tutti? Cosa ho appena visto? Abbiamo detto che solo la C2 Spider era equipaggiata con l'ultima declinazione del V12 da 380 cavalli. Mi state dicendo che esiste una M12 con la meccanica della C2 Spider? Pazzesco! Quante Nazca sono ancora nascoste? E chissà dove sono nascoste? Quante ne esistono davvero? Quante ne sono state prodotte in realtà? Se erano solo tre le C2, da dove arriva questa M12 che non compare nella lista di quelle prodotte? Questa è la prova che forse di questa storia si sa ancora molto poco e che tanti segreti non saranno mai svelati. Noi però adesso dobbiamo parcheggiare la fantasia in garage, perché anche questa avventura è giunta al termine. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Se c'è qualcosa che reputi non corretto o sbagliato, segnalamelo su Instagram al profilo Ermano Ceccherini o nella mail che lascio in descrizione. Se il podcast ti è piaciuto, lasciaci una recensione oppure una valutazione. E se vuoi dire la tua, non esitare a contattarci. Ci sentiamo nel prossimo episodio.